Ciao ragazzi, benvenuti su Gastro Drums. Oggi, come potete vedere, si parlerà di DS Drum. DS Drum è un marchio che uso da tantissimo tempo e come avete potuto vedere in praticamente quasi tutti i miei video, io ho una DS Drum e appunto la uso all'interno dei video. Oggi mi è arrivata una nuova batteria proprio da DS Drum, quindi prima cosa grazie mille FBT, DS Drum, grazie mille a Luca De Orsola per avermi mandato questo strumento qua. Voi qua vedete solo 1, 2, 3 pacchi, ma in realtà ce ne sono ancora 4. 5 pacchi in tutto. Questa è... non ve lo dico, ve la apro e poi ve lo dico. Intanto mentre prendo questo pacco qui in cima, altissimo eccetera, che neanche avevate ancora visto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di fare cose, tutto quanto. Io sono veramente gasatissimo di aprire questo pacco perché è la seconda volta in realtà che porto DS sul canale con strumenti nuovi al di là della mia batteria, ma questo ragazzi è veramente un qualcosa di grande, perché come potete vedere da questo cartone qui, no sto scherzando, allora dove lo, non c'è posto, non c'è più posto in questo studio. Oggi vi parlo di Dadan. Adesso ve lo apro però perché poi molti di voi dicono non si vede perché c'è il coso. Eccola qua, mamma mia ragazzi, questa è bellissima, poi molti di voi sanno quanto mi piace questo colore. Ecco qua, non vi tengo più sulle spine, questa è la DS Drum Venom. Questa ragazzi è una batteria, vabbè, non dico niente perché in realtà io questa batteria ancora non l'ho provata, l'ho sentita, ho sentito un sacco di cose su questa batteria che poi vi spiego eccetera eccetera eccetera, quindi non vi voglio dire niente perché appunto non avendola ancora provata non mi voglio esprimere prima. Comunque marchiata DS anche per quanto riguarda pelli, pelle sabbiata, pelle risonante. Qui abbiamo un 10x7,5 che appoggio qui, poi abbiamo un 12x8, eccolo qua. Mi piace molto questa cosa che DS fa le profondità diverse da tutti gli altri e non a caso per niente, perché riusciamo a dargli un'intonazione diversa tra un tamburo e l'altro. Rullante in realtà l'ho già aperto perché ero talmente preso bene che l'ho già utilizzato anche live questo rullante sempre Venom, ovviamente sempre anche dello stesso colore, super figo, eccolo qua, ovviamente da 14 pollici. Andando avanti, no, dove ho messo il taglierino? Dove me? Oh, ragazzi, ho perso il taglierino, non posso più fare il video. Ma io non ne ho un altro, sì. Per fortuna di taglierini a casa ne ho 67 e quindi... Che io ne provo tante di batterie, ma queste, mamma mia. Poi pensare che questa batteria sia completamente italiana è... 16x15, timpano. Ecco dov'era il taglierino, l'ho trovato a fine dell'unboxing, vabbè. E poi ovviamente cassa da 22x16, perché a me piace la cassa non da 18 ma da 16, quindi l'ho richiesta da 16 come profondità. Ugia bucata, che bello! Che bellezza! 22x16, come vi ho detto, non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più, devo andare a montare questa batteria. Quindi io vado direttamente, non vi spiego nulla, vi spiego tutto dopo averla provata un pochettino. Adesso me la studio un po', me la suono un po' e poi vi dico tutto quanto, perché secondo me ci saranno un bel po' di cose da dirvi. Quindi mando la sigla, suono un pezzo, faccio qualcosa e ci vediamo appena ho finito di montare. Qua quindi insieme a questa Venom Bronze Cup Finish, la finitura, già parto subito dalla finitura, sapete quanto mi piace la finitura delle batterie, quanto mi piacciono in generale le finiture, questa molto bronzo diciamo, è molto carina perché poi ha un po' questi graffi tra virgolette che non so in generale come si chiamino, ma a me piace chiamarli graffi diciamo, è tutta graffiettata ed è molto bella, mi piacciono un sacco queste tipologie di finitura. Le grandezze, come vi ho detto, cassa da 22x16, quindi un filino più corta del solito che gli permette di avere un bel po' più di attacco ma comunque mantenere diciamo una bassosità, un corpo bello grande, sentite.
Ovviamente non ho fatto nulla a questa batteria, non gli ho messo dentro niente alla cassa, se la volete un po' più stoppata potete mettere i cuscini, cose, ma non gli ho fatto nulla. C'è il buco già pre-tagliato davanti con tanto di rinforzi, eccetera. Per quanto riguarda i tom, invece abbiamo 10x7,5, 12x8 e 16x15. Come potete vedere, questa è una caratteristica già molto particolare che ha praticamente solo DS Drum, cioè quella di avere delle profondità principalmente molto particolari. Come vedete, 10x7,5 è una profondità particolare, 16x15 anche, di solito abbiamo 16x14, 16x16, ma DS ha deciso di utilizzare queste profondità diverse dal solito proprio per andare a dare una gamma corretta, diciamo una scala corretta ai nostri tom, in modo tale che non ci siano troppe differenze di suoni sbagliati, magari uno suona troppo acuto, l'altro troppo grave, eccetera, ma in questo modo, con queste profondità, noi riusciamo ad avere una scala di suono perfetta. Come sentite, io ho una scala di suoni molto molto buona e non ho accordato la batteria. Ho messo i tom, ho messo la cassa e li ho lasciati completamente lì. Rullante, come vi ho detto, da 16, ma perché? Perché 16? Da 14x6,5, un rullante che invece ho accordato già un pochettino di più, ci ho paciucato un pochettino, super semplice da accordare, molto molto interessante, è un rullante che non è compreso con la batteria, ma comunque avere un rullante della stessa batteria è una figata, perché comunque si ingloba molto meglio col suono di tutta la batteria. Ottimo suono di rullante, io non lo tendo mai così tanto, non mi piace avere rullanti super zdeng zdeng zdeng, quindi come potete vedere è una cordatura media, medio alta, però suona veramente di brutto. Altra particolarità, perché comunque nel momento in cui si parla di DS si parla di particolarità, perché fanno molto spesso cose diverse dagli altri marchi, ma che comunque funzionano. Quindi un'altra particolarità molto figa secondo me è il fatto che, come potete vedere dalla camera in alto, io ho queste pelli battenti trasparenti, mentre le pelli risonanti sono sabbiate. Questo perché, in base a uno studio comunque che hanno fatto, hanno visto che mettere le pelli risonanti permette di avere un suono più corposo e un sustain più definito, quindi non abbiamo più i tom che fanno queste cose qua, ma abbiamo un tom che, anche non accordandolo e lasciandolo come è arrivato, volendo il timpano posso andare a tirarlo un pochettino più in basso come intonazione, ma comunque non è per niente male. Proviamo. Che legna sto timpano! Rimarrei veramente un sacco di tempo a fare anche solo questo. Perché è qualcosa, allora, i timpani DS, ecco, non parlo mai del timpano da solo, ma questa volta voglio parlare del timpano DS perché è veramente una legna, ha veramente una legna pazzesca. Poi ovviamente se lo tiriamo un po' di più possiamo anche dargli dei suoni diversi per suonare generi diversi, però per come piace a me il timpano DS è quello migliore che ho trovato, perché anche nell'altra batteria, quella che vedete di solito, quella color legno, il timpano ha qualcosa che ho trovato solo in DS. Questo e la cassa, secondo me queste due cose qua
sono veramente pazzesche. Anche la cassa, poi come vi ho detto, questa è completamente vuota e ha una legna che è veramente pazzesca, ma il timpano, ragazzi, il timpano è veramente impressionante. Ho notato che questa batteria dà qualcosa. Cosa vuol dire che dà qualcosa? Nonostante io stia suonando una batteria teoricamente normale come set, cioè 10, 12, 16, 14, cassa da 22, ma riesce a trasmettere qualcosa che mi permette di avere una personalità diversa sullo strumento. È una cosa difficile da spiegare, soprattutto in un video, però mi fa suonare proprio in modo diverso. Probabilmente la questione dei suoni, la questione della giusta intonazione, dei tom, il fatto di avere una cassa così potente, cioè questo mi permette di suonare delle frasi, mi permette di suonare con un'attitudine diversa dal solito. Anche le cose che faccio, magari nel video non si vedono, però per proprio una questione interna, per una questione anche di tranquillità nel momento in cui vado a suonare, questa batteria mi ha dato qualcosa che faccio fatica in generale a trovare all'interno di batterie, quindi ottimo, mi sto divertendo un sacco a suonare questa batteria. Altra cosa che voglio menzionare assolutamente, che mi è piaciuta tantissimo, è questa. Io quando mi è arrivato, quando abbiamo deciso con Luca che mi avrebbe mandato questa batteria, gli ho chiesto di mandarmi anche l'hardware DS, perché DS, oltre a fare batterie rullanti, casse, tutto quanto, fa anche pedali, hardware. Mi ha mandato tutto e, come potete vedere, ovviamente ho il pedale della cassa marchiato DS, ho il pedale del Charleston marchiato DS e tutte le aste appunto marchiate DS. E sono delle aste che, quando ho cominciato ad aprirle, è un hardware che è molto semplice, quando ho cominciato ad aprirle per posizionare i piatti, mi sembrava, non prendetemi in giro per quello che dirò, anzi potrete farlo nei commenti, mi sembrava burro. So che è l'unica parola che non dovrei dire proprio nella vita, perché su 5 lettere ne ha 2 che non so dire, però è quello, perché sviti, si alza, muovi, fai, ma sembra veramente di maneggiare del burro. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete un video dedicato, perché potrebbe starci un video dedicato all'hardware DS, perché ho sempre cercato un hardware così ed è la prima volta che mi trovo a parlare così tanto di un hardware all'interno di un video in cui vi spiego dei fusti di una batteria, perché veramente hanno qualcosa in più. Se volete un altro video aggiuntivo, fatemi sapere, soprattutto sul rullante, perché questo rullante qua esiste in varie tipologie. Non ho messo la cordiera, però... Che figo anche il suono senza cordiera. Bellissimo, non l'avevo ancora provato senza cordiera, ammetto, ma veramente molto figo anche questo suono di rullante con la cordiera. Come vi dicevo, però esistono vari tipi di rullante Venom. Quindi questo qua è il 14x6,5 in acero, però ce ne sono anche altri tipi. Quindi se li volete vedere, e io li vorrei tanto provare, quindi scrivetelo nei commenti, vi prego. No, però a parte tutto, fatemi sapere se volete vedere anche tutte le altre tipologie di rullante.
in modo tale da fare un confronto, da farvi vedere un po' di cose. Quindi direi che ho detto tutto, direi che ho detto assolutamente tutto. L'ultima cosa che vi voglio dire è una considerazione, diciamo, su questa batteria, perché in pratica quello che mi è sembrato suonando, vedendo vedendo come è fatta per prima cosa e vedendo la minuziosità con cui è costruita e poi ovviamente andandola a suonare e sentendo appunto la sensazione che dà nel momento in cui suoniamo, questa batteria io la paragonerei molto a una custom shop, cioè una batteria che ci creiamo apposta per noi. C'è il configuratore, ad esempio, sul sito di S-Drum che ti permette di crearti la tua batteria, la batteria dei tuoi sogni, diciamo. E qua, in realtà, come qualità, come suono, come sensazione, siamo molto vicini a quel mondo lì. Il fatto è che DS Drum ha detto facciamo qualcosa che sia, tra virgolette, alla portata di tutti, ma mantenendo questa qualità qua. Quindi ha creato dei kit, ci sono 5 kit possibili, questo qua ad esempio è lo studio kit, ma poi ci sono 5 kit possibili con varie grandezze, dimensioni, numero di pezzi, eccetera, eccetera, in modo tale da aiutare le persone. Perché per prima cosa ovviamente costa meno, detto proprio sinceramente, perché appunto sono dei kit già configurati. Ma seconda cosa, che secondo me è una cosa positiva, è quella di avere dei kit che già suonano bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi andiamo a configurarci la batteria, ci chiederà la grandezza, la profondità, tutto quanto, quindi i legni, eccetera. Quindi non è così semplice, bisogna già essere abbastanza dei nerd della batteria per potersi configurare una batteria da soli. Qui abbiamo una batteria che è già configurata, quindi a chi sarebbe venuto in mente di mettere 10x7,5, 12x8 e 16x15? Probabilmente a nessuno, almeno a me no. Però in questo modo sappiamo che la batteria suona nel modo giusto, ha la scala armonica che vi dicevo prima giusta. È pazzesco il fatto che sia perfetto. Ad esempio a me molto spesso il secondo tom dà fastidio quando accordo la batteria, non mi piace molto, qui non mi dà fastidio per nulla. Pazzesco, e anche suonata a cordo rullante. Io per provare la cordatura, eccetera, l'intonazione, di solito lo faccio cordullante senza cordiera, piccola chicca per vedere se stanno bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però, appunto, qualità di una custom shop con prezzo minore e sicurezza al 100% che suoni nel modo giusto, quindi che suoni veramente come vogliamo noi. Quindi, ragazzi, spero vivamente con questo video di avervi fatto capire, almeno in parte, il potenziale di questa DS Drum Venom. È veramente pazzesca. Vi ricordo che ci sono varie colorazioni diverse, trovate tutti i link che vi servono con colorazioni, con prezzi, il sito di DS Drum, l'Instagram di DS Drum, tutto quanto lo trovate qui sotto in descrizione. Io voglio ringraziare tantissimo FBT e DS Drum e soprattutto Luca Di Orsola per avermi mandato questa batteria qua. Vedrete un pochettino di cose, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere tutte le cose che vi ho detto all'interno di questo video. Vi ho parlato della possibilità di vedere rullanti, aste, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere tutto quanto qui sotto nei commenti. Mi raccomando, già che commentate, cliccate anche sul pulsante iscriviti se ancora non siete iscritti, cliccate sulla campanella, cliccate sul mi piace, cliccate tutto quello che trovate e nel dubbio non sbagliate. Quindi direi che posso finire qua il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Questa batteria la vedrete ancora, tranquilli, tranquilli, tranquilli.